Sono Enzo Cambria. Accolgo volentieri l'invito di Maria Tiziana Sidoti, direttrice di Totomodo, a consigliarvi la lettura di un libro. Vi suggerisco la lettura del romanzo Aleph di Paolo Coelho. Meraviglioso e illuminante, Aleph ci invita a riflettere sul significato del nostro viaggio personale. Siamo davvero quello che vogliamo essere? Facciamo davvero quello che vogliamo fare? Molti libri si leggono, Aleph si vive. Prima del viaggio mi sono recato in una piccola cappella a Bab Arzandeba. Lì ho chiesto alla Vergine di guidarmi con il suo amore, di donarmi l'abilità di scorgere i segnali che mi avrebbero consentito di ritrovarmi. Io ho la piena coscienza di essere in tutte le persone che mi stanno intorno, così come loro sono in me. Insieme scriviamo il libro della vita, con i nostri incontri sempre determinati dal destino e le nostre mani unite nella fiducia di poter cambiare e migliorare questo mondo. Magari ciascuno collabora solo con una parola, una frase, un'immagine, ma alla fine l'intero scenario acquista un senso. La felicità del singolo si trasforma nella gioia collettiva. Ci porremo sempre le medesime domande. Avremo sempre bisogno di una profonda umiltà per ammettere che il nostro cuore sa capire il motivo per cui ci troviamo qui. Sì, è difficile parlare con il cuore, ma è davvero necessario? È sufficiente avere fiducia. Seguire i segnali, vivere la propria leggenda personale e prima o poi si arriva a percepire di appartenere a una realtà superiore, a qualcosa che è difficile comprendere razionalmente. Secondo la tradizione, nell'attimo che precede la morte, ognuno di noi conosce il vero motivo dell'esistenza. È in quel momento che si materializzano l'inferno o il paradiso. L'inferno è guardarsi indietro in quella frazione di secondo e scoprire di avere sprecato l'occasione per rendere degno il miracolo della vita. Il paradiso è sapere affermare in quell'istante: ho commesso alcuni errori, ma non sono stato un vigliacco. Ho vissuto appieno la vita e mi sono prodigato in ogni mia azione. Di conseguenza è inutile che anticipi il mio inferno e continui a rimuginare sui motivi che mi impediscono di progredire in quella che definisco la mia ricerca spirituale. Devo perseverare nei miei sforzi, soltanto questo. Persino coloro che non si sono impegnati secondo le loro possibilità sono ormai perdonati, hanno scontato la loro pena nel corso dell'esistenza, sono stati infelici mentre potevano vivere in pace e in armonia. Siamo tutti redenti, liberi di proseguire in questo viaggio senza inizio e senza fine.